buona serata. Questa faccenda qua è una cosa molto più grande, molto più grande, e io glielo dico qua, a lei personalmente. Che grado ha lei? Maresciallo capo. Il discorso dei cani, là ce ne sono, le faccio vedere? No, io le vediamo se vuole, però allora no. Sia l'anagrafe canina che il randagismo sono di competenza comunale, quindi comunque anche se chiamate noi interviene la polizia locale. E perché allora quella signora lì dice chiamo i carabinieri quando io vado là a filmare il caos che fanno con quei cani lì? Se no, qui passa forse un bambino, no? Ci sono tre cani di là e due di qua. Sto parlando di un Rottweiler, un Bulldog, un altro di grossa taglia, un altro di media e un altro di piccola. Sono cinque cani, okay. No? Qui praticamente tu non puoi passare. C'è una signora che io oltretutto, in modo un po' architettonico, diciamo, con degli allegati, però sia al maresciallo Munafò, sia al capitano di Legnano, okay, gli scrissi con l'allegato, casomai se lo scriva questo. Anche se lei gli ha inviati gli allegati, se li ha mandati a loro, io non so che dirle, o parla direttamente con loro, va capito? Bene, va bene. Io, se mi chiede anche allora, perché la signora chiama, più che lo chieda la signora, io perché non so. Mi sembra che voi, diciamo, li tuteliate. No, allora noi se la centrale ci invia, veniamo. Poi, quando la gente chiama e parla con l'operatore centrale, cosa dicono non lo so. Non so né chi chiama né cosa dice. Io so quello che ci riferisce il collega in centrale quando ci dà l'intervento. Approfitto, signori, è già pronto il video denuncia dell'intervento dei carabinieri, no? Con voi che si vede in bella faccia, più che altro lei che si mette a ridere, e lei, diciamo, ha fatto un'aggiunta dove lei mi viene a dire sostanzialmente che i vigili gli hanno detto che praticamente ma questo quando? Cosa? Io ho detto video. Cosa? Noi in giro chiamate i vigili, ma i vigili fanno i cani che fanno il suo dovere. I vigili hanno detto che i cani fanno il suo dovere? Che il vigile le ha detto che il cane può abbaiare, eccetera. No? Sì, ma anche i carabinieri hanno detto, non ho detto i vigili. Anche i carabinieri hanno detto che il cane può abbaiare. Eh certo. Ah sì? Sì. Allora, io le sto dicendo. Scusate, ma lei non mi può importunare, vada dai carabinieri. Io le sto dicendo, semplicemente, che è pronta la videodenuncia. Ma può andare dove cavolo. È pronta la videodenuncia. Ascolta una cosa. Per mafia, a lei, ai vigili e ai carabinieri. Va bene? Io l'avviso e basta. Lei deve andare ai carabinieri. Ascolta, io con lei non ho mai parlato. Parliamo adesso. No, lei se ne va dai carabinieri e faccio il suo No, i carabinieri sono suoi compiti. Io gliel'ho detto, no che sono pazzo, pazzo glielo va a dire ai suoi figli se ce li ha, se no ai suoi cani, pazzo. Che il vigile le ha detto che il cane può abbaiare, eccetera, no? Sì, ma anche i carabinieri hanno detto, non ho detto i vigili. Anche i carabinieri hanno detto che il cane può abbaiare. Eh certo. Vento, capito? Per i cani, perché io ho, diciamo, facendo il promotore finanziario, ho una caratteristica, quella di essere cresciuto e essere molto ligio al rispetto delle regole. Sono finito in questo bailame di coinvolgimento mafioso cesatese. Ok, io se io voglio difendere il comune di Cesarate sarebbe stato lo stesso Canera, cioè sì, noi ma penso, dobbiamo rispettare le regole, bravo, la bravo, le infatti sale. Allora adesso le faccio vedere io le regole, noi denuncia. Io se io voglio difendere il comune di Cesarate sarebbe stato lo stesso Canera, cioè io sul cane dico ancora di andare via a Venezia per controllare i vigili, adesso che me l'ha detto io lo faccio fare, poi non so cosa terremo, ma io lo faccio fare. Anche per ragioni personali. Ma non cambia la cosa, se non cambia la mentalità del vigile che va lì a dirgli così, certo. Perché quello lì è stato il vigile, questa è un'istigazione, questo qui chiamo i carabinieri, cosa vuol dire? Che sono così forte della salvaguardia che lo Stato mi dà. Ma non è detto che i carabinieri difendano il proprietario del cane. No. Allora vediamo. Sì, 9 su 10. No, non la voglio prendere. Andiamo a prendere la mafia di Cesarate adesso.
Guarda, no, guarda, tra l'altro io guarda, conosco guarda, la sei una donna la sindaco, è giusto, mi sembra adesso, di conoscerla, né? Prima, ecco, ritorniamo su quello che lei, sì, diciamo, prima era c'era, la sua c'era uno che si chiamava Roberto come me prima, esattamente, che praticamente adesso l'hanno messo a tutela del parco. Oh, bravo, adesso che me lo dice mi ricordo, no, sì. Ecco, questo bel, sì, sì, bel imbusto, no? Mi è rimasto impresso che si chiama, abbiamo lo stesso nome, esattamente, questo bel imbusto. Allora, prima di tutto, sì, sì, incominciamo. Lei parlava del cose grosse, questi qui sono i giornali che lo scrivono: cocaina, controllo dei voti, non solo, sì, sì, mafia. No, dicono è che però questo è colpa del sindaco di Cesate. Ascolti, sì, allora, allora, un attimo che chiami i vigili. Sì, sì. Come è venuto un signore qui che andava in giro, chiamate i vigili, ma detto i vigili fanno, i cani che fanno il suo dovere. I vigili hanno detto che i cani fanno il suo dovere? Sì. Ma io la ringrazio. Ma sì, sì. Bravo, amore. Va bene, signora. Scusi? Guarda, chiedo un po'. Non ho capito. Dai, perché è una privacy, ha detto. Se ne vada via. Se ne vada via. Io la denuncio. Cambio casa, sì. Ah, sì, devo cambiare casa, mi dice. Lei è? Che cazzo gliene frega lei? Che cazzo gliene frega lei? Ciao, lei chi è? Divertiti. Io sono un ambasciatore relativo, sì, ai diritti umani. Non abbiamo neanche più. Tu sai chi sono io, come fai a sapere? La voce si è diffusa. Quale voce? Che voce sai? Qual è, cosa faccio io? Dimmi cosa faccio. La smetti di filmare. No, io non smetto di filmare, perché questa è un'accusa penale che io sto ponendo, sì, in essere. Sì. Un'accusa penale per mafia, sì. Per mafia. Un ambasciatore relativo, sì, ai diritti umani. Non abbiamo neanche più. Tu sai chi sono io, come fai a sapere? La voce si è diffusa. Quale voce? Che voce sai? Qual è? Cosa faccio? Passa per piacere una pattuglia qui per Cesate. Sanno già. Ah, il sanno già tutto. No, perché qua è una cosa indegna. Come dice Sazzi, sarebbe stato lo stesso Canera. Cioè, se non cambia la mentalità del vigile che va lì, certo, a dirgli, certo, così, certo, perché quello lì è stato il vigile, sì, questa, sì, è un'istigazione. Questo qui chiamo i carabinieri. Cosa vuol dire? Che sono così forte della salvaguardia che lo Stato mi dà. Ma non è detto che i carabinieri difendano il proprietario del cane. No, no. Allora vediamo. Sì, 9 su 10. Andiamo a prendere la mafia di Cesate adesso. Tra l'altro, conosco la sindaco, è giusto. Mi sembra adesso di conoscerla, né? Prima, ecco, ritorniamo su quello che lei, sì, diciamo, prima era la sua. C'era uno che si chiamava Roberto come me. Esattamente. Che praticamente adesso l'hanno messo a tutela del parco. Oh, bravo. Adesso che me lo dice mi ricordo. No, ecco. Io voglio difendere il comune di Cesare. Sarebbe stato lo stesso Canera. Cioè,
un ambasciatore relativo ai diritti umani. Tu sai chi sono io, come fai a sapere? La voce si è diffusa. Quale voce? Cosa faccio? Allora, un attimo che chiami i vigili. Sì. Come è venuto un signore qui? Non è in giro, chiamate i vigili, ma detto i vigili fanno, i cani che fanno il suo dovere. I vigili hanno detto che i cani fanno il suo dovere? Sì. Ma io la ringrazio. Ma sì, signore. Bravo, amore. Cos'è che hai detto? Hai detto che ho rotto il cazzo, hai detto? Hai detto che ho rotto il cazzo. Va bene, grazie. Aspetta, no. Non c'ho bisogno di... Eccolo qua, il cane libero. Tranquillamente libero. Tu che mi chiedi, che chiedi a lui di farmi dire come si chiama, giusto? Io sto offendendo a cosa? Sto offendendo? Cos'è che sto offendendo io? A chi sto offendendo io? Ascolta un attimo, la legge sulla privacy prevede. Cancella il video, dammi il telefono! Tu non mi riprendi! Non ti permettere. Cos'è che stai facendo? Ci sono minori, stai riprendendo dei minori. Ti rendi conto di che cazzo stai facendo? Chiama i carabinieri, subito. Ma vai via, almeno che fai più bella figura. Sto andando. Vai via, che fai più bella figura. No, hai ripreso mio figlio. Vai via. Stai qui che hai ripreso mio figlio. Eccolo qua, hai visto che la FIA ti riprende? Hai visto che la FIA ti riprende? Dubito. Vieni qua, Siria. Questa. Non posso più questi cani, perché non fa un effetto. Ma quella lì è facile. Ma quelli sono facili. Stanno strappando il braccio. Ma pure. E tu non dici niente. Subisci. No, non ho subito, perché non mi ha beccato. E cosa c'entra? Allora, se c'era un bambino, magari non mi beccava, stavo lì a suonare di nuovo la fine che sapeva. Io ho parlato con questi, adesso li chiamo. Si fanno forti, che i vigili gli ha detto, il vigile gli ha detto che praticamente il cane deve abbaiare. Hai capito? L'ho comprato apposta, mi viene a dire. Ma adesso l'ho chiuso scritto, si prega di non spostare davanti al cantone. Pure? Dove? Non è lei. No, davvero? Si prega di non spostare nel mio cantello, che il cane fa il mio, fa il dovere di abbaiare. Non spostare nel mio cantello. Vado e ho chiuso. Adesso chiami i vigili, un attimo che stiamo qua, che chiami i vigili. Lei sa il discorso del disturbo della quiete pubblica? Allora, un attimo che chiami i vigili. Sì. Come è venuto un signore qui? Non è in giro, chiamate i vigili, ma detto i vigili fanno i cani che fanno il suo dovere. I vigili hanno detto che i cani fanno il suo dovere? È interessante, mi piacerebbe sapere il nome di questo vigile. Va bene, signora. Aspetta, io rompo il
ne vada via. Io la denuncio. La stiamo toccando, no? Lasciatemi in pace. Se no cosa vuol dire questo solo? Cosa vuol dire? Io sono in pace. Ma io voglio sapere una cosa, la mia privacy sulla mia macchina che ha fatto la tua privacy sulla tua macchina. Lei non può venire a fare un video, cioè sulla la tua macchina ha necessità di una tutela di targa, privacy, la tua targa. Se a me lo molli dietro il cane, mi interesserebbe molto che vederla questa aggressione con i cani. Vengo? A me lo molli dietro il cane, mi interesserebbe molto che vederla questa aggressione con i cani. Vengo? Una curiosità, non vi danno fastidio sti cani che abbaiano? Oh, non me lo dico. Non ve lo dico. Non me lo dico. Mio marito che le dà fastidio. E cosa dobbiamo fare? Cioè, è possibile che... Niente, non si può fare niente. Perché? Per i cani sono rispettati, non si può fare niente. No? E mio marito tutto il giorno, quando cominciano, non smettono più. Appunto. Sì. Nessuno è andato mai a dirgli niente a questo signore qua? No, non si può lamentarsi dei cani, no. Il cane fa il suo lavoro. Ah sì? Ti rispondono. Ah, gli rispondono. Il cane fa il suo lavoro. E infatti ha messo anche il cartello. Sì, attenti al cane. No, che fa il suo dovere, abbaiare. Sì. Cosa dobbiamo fare? Ma non ha mai provato nessuno a parlare con i vigili? No, perché non conviene. Non conviene? Non conviene, perché i cani e i gatti vanno rispettati. Va bene. No, perché io sono come suo marito, mi danno un fastidio che non puoi immaginare. No, non me ne parli. Mio perché marito poi è... il postino dice di essere anche stato aggredito. Sì? Ecco. Sì. Dai cani. Sì, loro sì, che. Sì, messo dentro il cane lo dentro. Ecco, se praticamente. Tu... Sì, la sua unga fine a mettere dentro lo posso. Ecco sì. Ma li difendono anche, sì. I carabinieri, polizia. Due di là e uno di qua. No, due di qua sono. C'è quell'altro. Sì, della... poi c'è quell'altro, sì. Due vicini che quanto litigano. È un abbaiamento continuo. E quindi subisce sostanzialmente tutto questo abbaiare, questo fastidio. Non fa niente. Non passo davanti, passo di qua, faccio il giro. Ah, quindi è costretta a passare dall'altra perché parte? Se passo, quello là abbaia, questo qui abbaia, allora non passo davanti, passo di là, basta. Sì, e se deve passare di qua? No, è uguale, faccio il giro. Lei signora? Si chiama? Io Cesare, piacere. Rosetta. Ce l'hanno proprio con te, Che mi soppetto più, se proprio la mandare tutta, mi soppetto più. A tutti però, tutti che del paese. Ciao. E poi la posso, fino a poco fa, una signora, hai la buca all'interno con il cane che arriva nella buca e mi abbaia come un pazzo e mi dice non si preoccupa, non si fa niente. Ma sta scherzando. E si dice? Non si preoccupa, non fa niente. Non fa niente. Ciao. Ma tu, il tuo... Io metto la mano e tu mi fai i danni. Ma tu sei nuovo. Della zona qua non è mia, ma non sono nuovo. Quello, il tuo, chiedi al tuo collega, l'ha proprio morsicato al braccio, hai capito? Il tuo collega, lì, hanno messo il cartello di stare lontano dal recinto, renditi conto, cioè mettono, e poi l'hanno tirato via. Un ambasciatore relativo ai diritti umani, tu sai chi sono io, come fai a sapere? La voce si è diffusa. Quale voce? Di quello che voce fa. Sai quello tu? Che... Qual è? Cosa faccio?